Abbiamo fatto secondo me un'ottima prestazione, abbiamo concesso pochissimo loro se non niente, il gol è stato fortuito perché anche la spizzata di testa è un gol che è venuto anche quasi per caso per loro, è un peccato perché abbiamo buttato via due punti che ci meritavamo, l'unico appunto è che non abbiamo chiuso la partita nei momenti top, ci abbiamo avuto le tre occasioni da gol a far gol, se chiudevamo la partita lì... tutto passava in secondo piano, però buonissima la prestazione, sono molto contento dei ragazzi, di come hanno giocato, ma soprattutto per le difficoltà che abbiamo avuto in settimana. Ricordo che Brugman 10 giorni non si è mai allenato. Ci dice com'è nata questa idea di essere titolare? Fino a ieri addirittura neanche convocato? Sì. Invece lo sapeva? No, l'abbiamo provato solo 10 minuti nella partitina per vedere poi il giorno dopo se ci avevano risposto positivo. E stamattina ho parlato assieme a lui, ho detto: te la senti, come stai? Io me la sento, mister, ci sono. Gas è un ragazzo eccezionale, giocherebbe anche rotto lui per la squadra, perciò è stato molto bravo. Monachello invece che è successo? Ha avuto un problema all'adduttore ieri nella rifinitura. Tornando alla partita, il rammarico è solo per quei 10 minuti concessi, forse per un po' di stanchezza, stava già pensando al cambio, è arrivato il gol quando stava cambiando. Ecco, quello è un grosso rammarico perché stavo mettendo dentro Bellini per cercare di far salire la squadra, mettere Mancuso magari a sinistra, invece poi abbiamo preso quel gol e la strategia è cambiata, ho messo le due punte vicine e ho spostato 4-4-2 con Creco a sinistra. Abbiamo avuto anche lì delle possibilità, però non abbiamo chiuso in porta. Un peccato, veramente peccato, perché i ragazzi se lo meritavano per la prestazione che hanno fatto. Pillon, le chiedo un paio di considerazioni prima di salutarla. Sulla sinistra del grosso Sottil stanno prendendo veramente in mano la squadra. Bruno, Brugman, Memushai è il centrocampo migliore quando ha tutti gli effettivi, quello che ha nella sua mente? Ma migliore non lo so, in questa partita era importante il lavoro di Bruno alle spalle delle nostre due mezzale, perché all'andata avevamo molto sofferto Verde tra le linee, questa sera proprio non l'abbiamo sofferto per niente, perciò vuol dire che ci siamo mossi bene e che abbiamo lavorato bene. Penultima osservazione, il presidente è molto contento di Sottil, ha detto abbiamo anche un Bettella fortissimo, adesso con l'ammonizione di Scognamiglio potrebbe toccare a lui o è quasi pronto Campagnaro? No, Campagnaro non sarà a disposizione, però confido molto in Bettella, un ragazzo giovane, interessante, a me piace molto e avrà la sua opportunità di giocare, perciò si allenerà bene come sempre, si è sempre allenato e ci prepariamo bene a questa partita. La lascio come ultima, la curva l'ha chiamata a gran voce a fine partita, la curva è con Baby Pillon, queste sono belle soddisfazioni. Sì, un attestato di stima che mi rende molto orgoglioso, sono molto felice di questo, hanno apprezzato il lavoro di questo anno e un mese praticamente, un anno e un mese, hanno apprezzato, è questo quello che mi piace di più. Io li ringrazio pubblicamente, come minimo dobbiamo centrare i playoff perché i tifosi se lo meritano i ragazzi per i sacrifici che stiamo facendo, lo meritano tutti, perciò dobbiamo assolutamente centrare questo traguardo perché sarebbe per me una delusione enorme, perciò il sangue agli occhi, dobbiamo arrivarci.